Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi ragazzi vi faccio vedere tutti i cinturoni che possiamo utilizzare da mettere su tutti gli outfit, perché ogni volta mi scrivete Savix, 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 il mio cinturone come si mette? Voglio quello, da dove si prende Savix? Savix, quindi mi fate esplodere. A questo punto vi spiego dove e come. Due metodi per mettere i cinturoni, ragazzi. Con uno faremo anche la parte buggata, invece l'altro è veramente semplice. Partiamo per esempio da questo outfit, un paio di pantaloni e una maglietta, raga. E cosa dobbiamo fare per metterci il cinturone? Ma prima di mettere il cinturone, vi voglio far vedere da dove recuperare tutti i cinturoni. Quindi interagiamo, ragazzi, con il bancone. Andiamo a cercarci i completi del casinò. Quindi andiamo verso il basso, che sono degli ultimi, ragazzi. E andiamo su Group Sex. Questo, raga, ci farà indossare il cinturone con la radiolina. È veramente veramente carino, non è brutto, purtroppo non ha tante cose attorno alla cintura, ce l'ha solo da un lato. E dovete fare il colpo del casinò in questa maniera. Poi abbiamo quello della manutenzione, raga, che è simpatico con lo straccetto tipo da meccanico con le chiavi. Potete vedere voi come poi abbinarlo, e anche questo dovete fare il colpo in quella maniera. E poi abbiamo la guardia carceraria, sempre ragazzi del colpo al casinò, che anche questo è veramente veramente carino. Potremmo prendere anche quello con la fondina, raga, ma quello con la fondina dovremmo prenderlo da un'altra parte. Dovremmo fare un transfert tipo questi che sto facendo ultimamente. Mentre invece, raga, potremmo prendere anche il cinturone dal paramedico. Link in descrizione del video per come recuperare il cinturone da paramedico, ragazzi. A questo punto vi faccio vedere quindi come usarli. Iniziamo subito. Quindi, ragazzi, il primo metodo è così. Andremo a metterci il giubbotto, quello protettivo pesca, ragazzi. Sono due, uno è questo e l'altro è questo, raga. L'importante è che mettete uno di questi due. Tutti gli outfit su cui possiamo equipaggiarci questo giubbotto, raga, abbiamo la possibilità di passarci la cintura. Quindi a questo punto salviamo l'outfit nel primo slot o nell'ultimo slot, ragazzi. È fondamentale per fare funzionare il glitch. E una volta che abbiamo salvato l'outfit o nel primo o nell'ultimo con il giubbotto, dobbiamo selezionarci la tuta da scienziato pazzo, ragazzi. Una volta che ci siamo selezionati la tuta da scienziato pazzo, cosa facciamo? Dovremo dirigerci direttamente dal cannocchiale, raga. Una volta al cannocchiale, come al solito, corriamo verso il cannocchiale, clicchiamo una volta freccia destra, teniamo premuto touchpad o il menu interazione e andiamo a selezionarci il completo che stiamo facendo, ragazzi. Quindi test, che è o nel primo o nell'ultimo slot. E come vedete si è emergiata la maschera allontanandoci dal cannocchiale, ragazzi. A questo punto, una volta fatto ciò, dobbiamo andare a salvare l'outfit. Dove andiamo a salvarlo? Lo andiamo a salvare, raga, direttamente da Munition. Così siamo già pronti. Quindi una volta qua, non fate come ho fatto io che stavo andando a comprarmi una carabina, tanto per, andate direttamente da Ammunition, qua dalla parte degli outfit, e vi salvate il completo con la maschera, così com'è. E una volta che abbiamo salvato l'outfit, sempre nello solito slot, nel primo e nell'ultimo, semplicemente apriamo il menu di pausa, online, attività, avvia attività, raga, create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. Andiamo ad avviarlo senza tante palle, quindi semplicemente entriamo nell'attività. Una volta che spawniamo all'interno dell'attività, come ben vedete, raga, si buggerà il giubbino, quindi non avremo più il giubbotto antiproiettile, ma avremo la maschera. Cosa facciamo? Salviamo l'outfit in questa maniera, sempre sul primo slot, ragazzi, o sull'ultimo slot. Una volta che abbiamo salvato l'outfit in questa maniera, semplicemente possiamo tranquillamente chiudere l'attività. AXA per chi gioca la Xbox, X quadrato X per chi gioca la Play.
Quindi a questo punto, una volta spawnati in free mode, raga, dovremo decidere quale cinturone metterci sul nostro outfit. Io un esempio, adesso vado a cercarmi quello della group sex che ce l'ho sbloccato. Seleziono questo outfit e una volta che ho selezionato questo outfit, ragazzi, niente di più semplice. Andiamo ad avviare un'attività merch. O basso profilo o l'affare G. Ci sono ora le versus funzionanti, ragazzi, e se volete usare quelle dovete entrarci per forza in 4, se no link in descrizione dell'attività merge per PS e Xbox, la trovate sulla categoria preferite missioni. Una volta che siete all'interno dell'attività è fondamentale che mettete completi salvati, raga, perché se no non mergiate niente. Una volta che avete messo completi salvati, avete fatto entrare il vostro amico dentro l'attività, cosa dobbiamo fare? Semplicemente, una volta che siamo spawnati dentro e siamo alla selezione degli outfit, chi l'ha messo nel primo slot farà una volta a destra, chi l'ha messo nell'ultimo farà una volta a sinistra. Quindi a questo punto avviate l'attività. Una volta che siete nell'attività e avete selezionato l'outfit test o nel primo o nell'ultimo slot, raga, niente di più facile, dobbiamo chiudere l'attività. Come dal telefono, AXA per Xbox, X quadrato X, raga, per PS. E a questo punto, una volta spawnati in free mode, saliamo su un qualsiasi veicolo, diventiamo membri o dell'MC o della Sicuro Server, andiamo sullo stile dell'organizzazione, lo switchiamo a destra e sinistra e sbada bam! Avremo messo il cinturone. E così, raga, lo possiamo mettere su qualsiasi outfit dove potremo mettere il giubbino, quello protettivo. Quindi a questo punto passerei al secondo metodo per passare il cinturone sui nostri outfit. Ci dirigiamo subito da un negozio di vestiti e ci andiamo a cercare una giacca, raga, ok? Una giacca, una felpa che ci piace a noi. Che sia aperta, che sia chiusa, quello non è fondamentale. È fondamentale un'altra cosa: che sotto la giacca, raga, ci sia la maglietta, questa qua, trafficante sabbia. Una volta che abbiamo messo quindi la maglietta trafficante sabbia, andiamo a decidere cosa metterci sopra. Io per esempio, raga, senza starmi a delirare a cercare, mi piacciono un sacco le demini che sono uscite ultimamente, quindi ne vado a scegliere una di quelle e iniziamo il glitch con quelle. Vi spiego come fare. Funziona con tutte le felpe, con tutte le giacche. L'importante è che ci sia sotto la maglia, la trafficante sabbia, è fondamentale. Quindi una volta che abbiamo fatto l'outfit, abbiamo messo la maglia gialla e una qualsiasi felpa, giacca che sia sopra, lo andiamo a salvare, raga, sempre nel primo o nell'ultimo slot. Funziona con qualsiasi outfit, l'importante è che ci sia sotto la maglia gialla. Adesso, come al solito, ci andiamo a cercare la tuta da scienziato pazzo e una volta che abbiamo indossato la tuta da scienziato pazzo, raga, ce ne andiamo al cannocchiale. Quindi, come al solito, raga, cosa facciamo? Corriamo verso il cannocchiale, schiacciamo freccia destra, teniamo premuto touchpad o menu interazione se giocate da Xbox, e andate a selezionare lo stile che stiamo facendo, test, che è o nel primo o nell'ultimo slot, raga. E a questo punto avremo mergiato la maschera appena ci allontaniamo. Quindi, da adesso in poi, raga, è tutto come prima. Indoviniamo. Prendiamo, andiamo da Ammunition. Una volta che siamo da Ammunition, ragazzi, dovremmo salvare l'outfit. A quel punto andiamo ad avviare il lavoro da titano e una volta che siamo dentro il lavoro da titano si sbaggerà il completo, cioè si buggerà la maglia, si leverà la maglia gialla e rimarrà il petto invisibile. Sta cosa funziona con tutti quanti gli outfit che fate in questa maniera: giacca, felpa, con la maglia da trafficante sotto. Quindi vi salvate l'outfit e quittate l'attività. A questo punto, una volta che siete spawnati in free mode, scegliete l'outfit da cui prendere il cinturone. Io userò questo bianco, che è il cinturone del paramedico. Link in descrizione del video, ragazzi. E andiamo ad avviare sempre la solita missione, basso profilo, l'affare G. Mettete sempre completi salvati. Una volta che siete all'interno dell'attività,
che avete messo i completi salvati siete alla selezione dei vestiti, dovete cliccare una volta a destra o a sinistra a seconda se avete messo l'outfit o nel primo o nell'ultimo slot. Lo selezionate, una volta che siete nell'attività quittate raga, e una volta che rispawnate fate lo switch dentro il veicolo, quindi con l'organizzazione, lo stile dell'organizzazione, destra, sinistra, scendiamo dal veicolo e sbada bam ragazzi, avremo buggato il busto e avremo anche messo la cintura. Quindi io spero di essere stato d'aiuto, spero di avervi fatto capire bene come mettere tutte le cinture su tutti i vostri outfit. Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale e alla prossima, bella regà, sbada bam!